Torna Arena Cinema, emozioni sotto le stelle. Tornano i film a cielo aperto. Un format studiato e ideato dall'ente Manifestazioni Pescaresi e dall'assessorato alla cultura del comune di Pescara. Il teatro d'annunzio, nella sua arena esterna, torna a vestirsi di cinematografia ed accogliere cittadini ed appassionati di film. Dall'8 al 13 luglio sedate gratuite per chiunque voglia regalarsi una serata di cinema un po' diversa dal solito, all'aperto, in piena sicurezza e con tutti i servizi di una vera sala cinematografica. I film saranno proiettati a partire dalle ore 21:15. I biglietti, seppur gratuiti, potranno essere ritirati presso il botteghino antistante il teatro dalle ore 17 in poi. Un successo che si riconferma nella sua seconda edizione grazie alla collaborazione con Multicinema. Salvatore Di Pino, Arena Cinema, emozioni sotto le stelle. Come nasce e da chi nasce questa idea? In realtà nasce da un'intuizione del sindaco di Pescara Carlo Masci lo scorso anno, che era un periodo un po' più, come dire, complicato rispetto a quest'anno. Non c'era la possibilità di fare tante cose, quindi il sindaco ha proposto di utilizzare per una buona parte dell'estate, soprattutto il mese di agosto, il teatro d'annunzio per fare un'arena cinematografica. E quest'anno, visto il successo, il grande successo che ha avuto lo scorso anno l'iniziativa, l'ente Manifestazioni Pescarese ha fatto un po' sua questa rassegna, le ha migliorata, ampliata e riproposta in una veste rinnovata, che è appunto quella dell'Arena Cinema, con una prima fase che si svolgerà appunto da stasera per una settimana a luglio e una seconda fase che prenderà la quasi totalità del mese di agosto. In particolare la fase il mese di luglio sarà caratterizzato da ingressi gratuiti, film comunque di grandissima qualità, film vincitori di premi Oscar come il film di questa sera Nomadland, che ha vinto 3 premi Oscar. E c'è Bohemian Rhapsody che chiuderà la rassegna, ma anche Jojo Rabbit, che ha vinto il premio Oscar per la sceneggiatura. Quindi insomma altissima qualità, ma offerta alla città, perché noi riteniamo che la cultura in generale e il cinema sia importante per una città e per il panorama culturale di una città. Per cui se vogliamo una forma d'arte, no? La settima arte, come è stata definita all'inizio del Novecento, noi ci crediamo molto e quindi vogliamo offrire questo servizio culturale ai nostri cittadini. Il mese di agosto intervalleremo delle iniziative gratuite, delle proiezioni gratuite, con alcune proiezioni a pagamento oppure con prezzi calmierati, perché ci sono delle prime nazionali assolute, addirittura forse qualche anteprima che verrà proiettata qui in concomitanza con le altre arene cinematografiche italiane e con le maggiori multisala nazionali. Naturalmente in piena sicurezza, perché siamo all'aperto. Assolutamente sì, è chiaro che il teatro d'annunzio è all'aperto e quindi non ci sono problematiche, diciamo, legate al Covid. Comunque tutto viene fatto nel rispetto della normativa, c'è il distanziamento tra le sedute, quindi comunque tutto quanto viene fatto nella massima sicurezza. Qualità delle proiezioni selezionate insieme alla grande qualità dell'attrezzatura messa in campo. La rassegna comprende infatti una selezione di film di spessore, alcuni dei quali vincitori di premi Oscar. L'impianto di ultima generazione a garantire il livello delle pellicole trasmesse, per non parlare della programmazione ricca e variegata al fine di accontentare sia adulti che piccini. Thank you.
questo è il secondo anno che noi rifacciamo, diciamo, questa rassegna cinematografica qui al Teatro D'Annunzio. Siamo molto contenti, siamo veramente soddisfatti perché con il Comune di Pescara abbiamo intrapreso questo percorso l'anno scorso, in un anno un po' particolare. Pure quest'anno è un anno, diciamo, pre-Covid, post-Covid, come lo vogliamo dire, però il pubblico risponde sempre molto bene. Siamo soddisfatti perché inizieremo questa rassegna nel periodo, questa settimana di luglio, una rassegna che ha un, diciamo, un palinsesto di vario genere, film di animazione, film un po' più impegnati. A luglio i film sono totalmente gratuiti, è possibile ritirare il biglietto al box office del Teatro D'Annunzio nello stesso giorno della proiezione, dalle 17 alle 21, e poi ad agosto faremo una programmazione diversa perché inizieremo a dare anche film di prima uscita, anteprime, Fast and Furious, I Cruz, Black Widow, quindi ce n'è un po' per tutti. Una programmazione che accontenta sia gli adulti che i bambini, perché leggo Il Re Leone, no? Sì, certo. Noi cerchiamo di dare un po' una programmazione variegata per vari target. Cerchiamo anche di soddisfare anche il pubblico più giovane. Ovviamente, ripeto, ad agosto cercheremo di dare tutti i film di prima uscita, gli stessi che noi diamo all'Arca Multiplex. E quindi l'unica cosa, la cornice è totalmente diversa perché, come avete visto, le vostre telecamere hanno immortalato, è all'aperto, e quindi una cosa un po' particolare per il pubblico, un po' per tutti, diciamo. Questo è il secondo anno di Arena Cinema, ma quali sono gli obiettivi futuri? Gli obiettivi futuri è proprio questo connubio che si sta creando proprio tra l'ente manifestazioni pescaresi e l'Arca Multiplex, che appunto ci sta dando, sorreggendo, diciamo, in questo progetto, sicuramente appunto incrementerà. È diventato proprio un fulcro del nostro, diciamo, del nostro palinsesto, che, come diciamo, ente manifestazioni si conosce forse in tutto il mondo, anche possiamo dire, come Pescara Jazz. Però abbiamo anche Funambolica, che è terminato proprio qualche giorno fa, domenica scorsa è terminato, e poi abbiamo per esempio quest'anno anche un grande appuntamento col teatro, teatro d'autore, teatro con grandi nomi, eccetera, e si inserisce appunto questa arena cinematografica che prenderà un grandissimo spazio per quest'anno, e sicuramente l'anno prossimo cercheremo anche di organizzarci tra virgolette meglio, considerando che noi come CDA ci siamo insediati soltanto a marzo, quindi abbiamo avuto anche poco tempo per rodare, per capire un po' il funzionamento di tutto quanto, però io penso che la nostra parte l'abbiamo fatta e sicuramente i progetti saranno molto più grandi, e forse anche non soltanto d'estate. Questa è una chicca che scopriremo comunque piano piano, se no poi vi dico tutto quanto adesso. Io come presidente dell'ente ci ho creduto fin dall'inizio a questo progetto, anzi abbiamo cercato anche di incrementarlo rispetto all'anno scorso, tant'è che adesso a luglio avremo queste 6 prime date, belle ricche, tutte gratuite. Poi arriveremo ad agosto ad avere addirittura dal 2 al 27 agosto tutta quanta appunto arena cinematografica. Alterneremo delle puntate gratuite e altre invece a pagamento, delle prime visioni, eccetera. Poi ci saranno anche intervallate delle situazioni un po' particolari che scopriremo di volta in volta.
Sì, a questo buon proposito, appunto, voglio un appello a tutta quanta la cittadinanza: venire in queste serate, appunto, di luglio e di agosto a godere della Pineta, a godere dei film che proietteremo e anche, diciamo, di questa atmosfera veramente particolare che ci proietta veramente forse verso la fine di questo tunnel. A vedere tutte le persone che ci sono questa sera, i cittadini hanno risposto bene. Assolutamente sì, infatti è un orgoglio per me, veramente sono contento, mi vengono quasi i brividi per vedere tutte quante queste persone, che vuol dire che abbiamo colto nel segno. Io adesso vengo dal porto turistico, perché lì in contemporanea abbiamo la prima serata del Pescara Jazz e anche lì abbiamo un successo di pubblico, però sono voluto venire anche qui sdoppiandomi perché ci tengo, insomma, a dare il debutto anche a questa arena cinematografica, che sicuramente sarà un gioiello, una chicca, insomma, del nostro programma, che sicuramente si svilupperà in futuro. L'evento si ripeterà in agosto dal 2 al 27, questa volta a pagamento ma con proiezioni in anteprima nazionale, cui si aggiungeranno anche spettacoli dal vivo. Obiettivo e filo comune resta quello di regalare momenti di intrattenimento nel pieno rispetto delle regole anti-Covid, di tornare a sorridere, ad emozionarsi, a condividere sotto un cielo di stelle e un tramonto sul mare.